È venuta a trovarci Anna Salsetta, reduce da grandi successi. La tua carriera è davvero un crescendo, costellata di successi eh, davvero molto interessanti che portano alto il nome anche della nostra città. Raccontaci di questa esperienza vissuta tra Sanremo e Monte Carlo. Guarda, un'esperienza davvero importante e gratificante, che mi lascia davvero tanta soddisfazione, un'esperienza che credo eh, porterò con me per tutta la mia vita. Ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi artisti a livello internazionale. C'erano cantanti che arrivavano dalla Colombia, eh, dall'America, dalla Russia, dalla Bulgaria, dalla Romania. Quindi, insomma, anche eh, a parte adesso la vittoria un, un confronto che mi ha fatto crescere. E adesso le prossime iniziative, Anna, collaborazioni, raccontaci un po', noi siamo sempre molto curiosi e seguiamo le tue vicende artistiche con molto interesse, ma soprattutto con grande affetto e amore. Allora, la prossima tappa è il 4 aprile, eh, sono in partenza per Bucharest eh, dove sarò ospite di un programma televisivo e Canoro. E poi per, per il resto ho già firmato a Monte Carlo un contratto discografico e eh, insomma sto già lavorando perché è nata una collaborazione con un artista a livello internazionale, però questo, di questo ne parlerò prossimamente. Neanche contratto firmato, possiamo sapere il nome? Eh, per adesso no, però fra qualche mese ovviamente vi metterò al corrente di tutto. E intanto un saluto in musica, Anna, per noi? Vi faccio ascoltare un pezzettino del pezzo che ho portato con me a Sanremo. You've been on my mind, I grow fonder every day lose myself in time. Grazie, grazie a tutti i gelesi che mi hanno seguito e che mi hanno supportato perché sono stati tanti Fabiola, grazie. In bocca al lupo. Viva il lupo sempre.